3 agosto 1492, cari amici del Minuto di Storia con Mario, che succede il 3 agosto 1492? Dai, che la data è evocativa. Bene, è il giorno in cui la Niña, la Pinta e la Santa Maria salpano da Palos e si avviano in quel viaggio incredibile, che è il viaggio verso le Indie, secondo Cristoforo Colombo, che invece sarà il viaggio della scoperta dell'America, il viaggio che si concluderà sulle spiagge di San Salvador. Che dire, cambia il mondo quel 3 agosto 1492. Non a caso il più divertente film italiano della seconda metà del Novecento, non ci resta che piangere, immagina Benigni e Troisi a cercare di fermare Colombo quel 3 agosto.